Il presidente del parco, Fabrizio Manfredi, ha voluto aggiornare sulla gestione della tenuta dell'area pisana 6 mesi dall'insediamento del nuovo consiglio direttivo. Un aggiornamento importante, visto che entro l'anno dovrà essere presentato il bilancio di previsione. Un bilancio che si preannuncia complesso. Siamo avanti sulla strada del tentativo che stiamo cercando di fare di riposizionare il parco su un terreno più avanzato, cioè di riuscire a fargli esprimere tutte quelle potenzialità che un parco come questo ha. Stiamo cercando quindi di farlo attrezzandoci internamente nel migliore dei modi. Fra le altre cose è in corso anche la selezione pubblica per il direttore, sono state presentate 108 domande al riguardo, a testimonianza dell'importanza, del prestigio di cui gode il nostro parco, insomma. E così come stiamo cercando appunto di organizzare gli uffici in modo ancora più efficace ed efficiente. Più in generale stiamo portando avanti la strategia di qualificazione, di valorizzazione del ruolo e della funzione del nostro parco sui vari fronti su cui il parco ha competenze e funzioni, dalla pianificazione del territorio alla progettazione e realizzazione di opere e di lavori che ci competono, sia di natura infrastrutturale che strutturale, alle questioni della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, quindi interventi specifici sul risanamento del territorio, basti pensare ai grandi temi del lago e della zona palustre, o alle questioni della manutenzione del bosco, delle pinete, o alle questioni dell'erosione costiera, ai temi dell'educazione ambientale e della promozione. Insomma, stiamo cercando di portare avanti questo lavoro che faccia sì che il parco sia protagonista, ecco, e animatore anche dello sviluppo economico e produttivo ed occupazionale del nostro territorio.